Una buona serata, benvenute e benvenuti alla TG6 edizione della sera. In apertura la pagina dedicata al Covid. Quest'oggi in Abruzzo sono 113 i nuovi casi, anche 440 guariti e 9 decessi. Vediamo allora i numeri aggiornati a quest'oggi appunto nel servizio. 113 nuovi casi di Covid oggi in Abruzzo. Il 4% dei 2.842 tamponi molecolari delle ultime ore ha dato esito positivo. Se però si aggiungono anche i 1.306 test antigenici, il tasso odierno di positività scende al 2,7%. I nuovi casi riguardano persone d'età compresa tra 1 e 101 anni. 9 i decessi, 3 dei quali sono dei giorni scorsi ma comunicati solo oggi dalle ASL. Si tratta di persone tra i 67 e i 96 anni, 2 in provincia di Chieti, uno in provincia di Teramo, 5 nell'Aquilano e uno nel Pescarese. Dall'inizio della pandemia in Abruzzo sono state 1.342 le vittime del Covid. I guariti delle ultime ore sono invece 440. Al momento nella nostra regione sono 11.046 positivi accertati, meno 336 rispetto a ieri, sottraendo il numero dei guariti e dei deceduti. Scendono i ricoveri in area medica, sono 11 in meno i ricoverati in terapia non intensiva, per un totale di 443 pazienti. 44 più 1 rispetto a ieri con 2 nuovi ricoveri sono invece in terapia intensiva, mentre gli altri 10.559, meno 326 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare. Del totale dei positivi, 11.772 sono della provincia dell'Aquila, 8.687 di quella di Chieti, 8.142 del Pescarese e 10.425 del Teramano. 342 vengono invece da fuori regione, mentre per 167 sono in corso verifiche per accertarne la provenienza. I dati sono forniti dall'assessorato regionale alla sanità. Inaugurati questa mattina all'ospedale Mazzini di Teramo 16 ulteriori posti in terapia intensiva Covid, mentre altri 21 in subintensiva saranno pronti entro febbraio prossimo. Operativo anche il nuovo pronto soccorso di Sant'Omero. All'evento è intervenuto il governatore della regione, Marco Marsilio, insieme ai vertici della ASL. Il servizio è di Tania Bonici Castelli. Inaugurati all'ospedale Mazzini di Teramo 16 nuovi posti di terapia intensiva Covid, 14 destinati alla rianimazione e 2 alla cardiologia, un investimento di 600 milioni di euro. Inoltre è in via di completamento la realizzazione di altri 21 posti di subintensiva Covid, pronti per il mese di febbraio prossimo. Dopo mancheranno soltanto il pronto soccorso di Teramo, mentre oggi inaugureremo pure quello di Sant'Omero e rimarrà da completare. Altri stanno facendo i lavori, stiamo facendo i lavori per il 118 e quindi tutto questo andrà a completare l'iter della ristrutturazione Covid dell'azienda di Teramo. Attualmente quanti sono i ricoverati? Attualmente abbiamo 3 ricoverati in terapia intensiva in tutta l'azienda e un'ottantina nei 3 ospedali. Grazie ai 16 nuovi posti di terapia intensiva e futuri 21 di subintensiva, l'ospedale Mazzini di Teramo si conferma una struttura Covid di riferimento per l'intera regione Abruzzo, un territorio che cerca di resistere con tutte le proprie forze alla pandemia. Pregio di questi investimenti che abbiamo fatto, di questi lavori che abbiamo fatto per il potenziamento della rete Covid è che non si tratta di lavori e di opere che rimarranno chiuse o distanti dagli ospedali in località, diciamo, estranee ai classici luoghi di cura, ma resteranno un patrimonio costante per tutti i nosocomi, compreso quello di Teramo. Abbiamo utilizzato spazi e strutture che erano già all'interno dei nostri presidi ospedalieri e che li vanno quindi a potenziare in maniera permanente e duratura. Con queste opere la capacità di resistenza delle strutture sanitarie rispetto alla pressione della pandemia si fa più forte, la sicurezza all'interno dell'ospedale naturalmente sale perché i percorsi sono più separati, sono più protetti e questo unito alla vaccinazione di tutto il personale che è in corso e che è praticamente quasi finita, si stanno già facendo i richiami, le seconde vaccinazioni per mettere in sicurezza tutto il personale, ci rende ovviamente oggi più resistenti, più forti rispetto alla lotta al Covid.
E quest'oggi nel corso del TG6 delle 14 è intervenuto in diretta il sindaco di Guardia Grele, Donatello Di Prizio, riguardo dei casi della variante inglese del Covid risalenti al mese scorso. Il sindaco ha anche parlato di screening di massa e dell'ospedale Santissima Immacolata recentemente depotenziato. Ascoltiamone uno stralcio. Sono usciti fuori 36 positivi qui a Guardia Grele che farebbero capo, diciamo, a questa variante inglese per quanto riguarda il Covid-19, casi che però risalgono anche al mese di dicembre. La variante inglese che è stata individuata sulla nostra città non risale ad oggi, risale alla metà, dalla metà di dicembre in poi, solo che ne abbiamo avuto notizia e certezza qualche giorno fa. Naturalmente la variante inglese non ancora riusciamo a individuare il perché, ma parlando con i responsabili della ASL, non è un contagio venuto in maniera diretta, ma sarà sicuramente un contagio di secondo livello che all'insaputa di qualche concittadino poi si è propagata sulla città. Come lei ha detto, ne sono 36, informazione data dalla ASL ieri, che risalgono da metà dicembre ad oggi. Molti di loro, dei nostri concittadini, sono guariti e quindi sono tornati alla vita normale. Questo è un risalto mediatico per un caso particolare, perché nella nostra città ci sono stati individuati tanti rispetto alla popolazione, rispetto a quanti ne sono stati contagiati in altre parti d'Italia. Io, della verità, da novembre ho chiesto che si facesse un intervento mirato su Guardia Grele, su alcune zone di Guardia Grele dove vedevo che i numeri aumentavano. La RASL ha dato disponibilità, solo che al momento non è riuscita a riorganizzare, poi i casi fortunatamente sono scesi e si è un po' attenuata. Poi successivamente, con fine dicembre, con questi numeri elevati, sentita la direzione generale, ho chiesto di intervenire in maniera massiccia. Tutti cerchiamo di ripotenziare o di dare una valenza maggiore alla struttura ospedaliera. Oggi è un PTA, punto territoriale di assistenza, con un PP, sono tutti acronimi e sigle che i cittadini cominciano anche a essere stufi di sentire, ma dobbiamo dare i servizi. Infatti all'inizio dell'anno ho fatto una mia nota alla direzione generale proprio per cominciare anche a lavorare sul ripristino dei servizi territoriali alla cittadinanza. Poi anche il passaggio successivo per cercare di dare una sua veste di ospedale o comunque di servizio che vada anche a decongestionare l'ospedale di Chieti o altri ospedali più grandi che si trovano soffocati dalla mole di accessi che loro ricevono. Non parliamo solo in questo particolare periodo del Covid, ma anche in precedenza. Il Comune di Teramo sarà il primo ad effettuare nel 2021 uno screening di massa all'intera popolazione scolastica. Si parte domani e nei prossimi due giorni saranno effettuati 11.000 tamponi all'interno delle scuole superiori, medie ed elementari. Un'organizzazione complessa che richiederà sicuramente la massima collaborazione dei ragazzi e dei loro genitori. Parte la seconda campagna di screening di massa del Comune di Teramo dall'inizio della seconda ondata della pandemia Covid. Questa interesserà la popolazione scolastica delle scuole superiori, medie ed elementari teramane e si svolgerà in due giornate con l'obiettivo di testare 11.000 persone. Parte questo screening di massa, come sarà organizzato? Un'organizzazione imponente, perché parliamo complessivamente di una popolazione che è comprensiva di studenti, docenti e persone non docenti di tutte le scuole che insistono nella città di Teramo, contano circa 11.000 persone. È chiaro che, insomma, i numeri non saranno questi, auspichiamo che ci sia un'ampia partecipazione, però l'organizzazione deve essere calibrata sui numeri. La mattina lo screening sarà effettuato per le scuole superiori nelle 10 postazioni, nelle 10 sedi che abbiamo attivato, dentro le quali ci saranno diverse linee, e nel pomeriggio consentiremo alle scuole elementari e medie di effettuare per la seconda volta lo screening di massa su popolazione scolastica. Ricordiamo che la città di Teramo è stata la prima a mettere in campo uno screening generale sulla popolazione scolastica a fine dicembre e ora è la prima nuovamente a fare uno screening che riguarda tutta la popolazione, comprensiva anche delle scuole superiori. I tamponi saranno effettuati di mattina nelle scuole superiori per venire incontro agli studenti pendolari. Il pomeriggio
pomeriggio invece si effettuerà lo screening ai ragazzi di medie ed elementari che dovranno essere accompagnati dai genitori. Logisticamente, come saranno organizzati questi tamponi all'interno delle scuole? Tecnicamente uguale a quelli che abbiamo fatto nel periodo di dicembre, all'interno delle palestre o di locali che saranno adibiti appositamente per poter fare lo screening. Nel caso, ad esempio, del liceo classico, utilizzeremo l'auditorium del liceo classico. Voglio dire, concettualmente lo screening è identico a quello che abbiamo già visto qualche settimana fa nel mese di dicembre nel nostro comune. Oggi è tecnicamente differente la tipologia di soggetti che possono partecipare allo screening, che sono i ragazzi delle scuole superiori, e di questi voglio ricordare a tutti che molti di loro non sono residenti nel nostro comune, per cui lo screening non è indirizzato solamente alla popolazione teramana, ma è indirizzata anche a una popolazione che raccoglie tutta la provincia. Torniamo a ripetere questo screening a distanza di qualche settimana, anche per verificare se rispetto ai risultati che abbiamo avuto nella fase precedente ci sono state delle differenze o ci possono essere delle differenze. Anche San Salvo sta per partire con i test rapidi a tappeto sulla popolazione. Partecipate in tanti, e questo è l'appello del sindaco Tiziana Magnacca. Il servizio. Parliamo di una cosa serissima, lo dobbiamo fare per noi stessi, per la nostra famiglia, ma lo dobbiamo fare anche per la nostra San Salvo. Anche San Salvo si prepara allo screening di massa. Ci si potrà sottoporre ai test rapidi antigenici sabato 23 e domenica 24 gennaio in una delle 5 postazioni allestite nel comune in provincia di Chieti. In caso di esito positivo ci si sottoporrà alla conferma del tampone molecolare. È uno strumento di prevenzione fondamentale e lo è ancora di più in questo momento per la nostra città, che è stata particolarmente colpita da casi positivi, e ahimè in questo momento si registrano anche alcuni casi di nostri concittadini che si sono ammalati in maniera seria. Chiunque potrà partecipare, purché non si sia già in attesa dell'esito di altro tampone o siano manifesti sintomi influenzali. Lo screening infatti è un mezzo totalmente gratuito per il cittadino, volto a tracciare in primis gli asintomatici. Non occorrerà prenotazione, ma bisognerà munirsi del modulo scaricabile dal sito del comune, tessera sanitaria e documento. L'invito che l'amministrazione comunale fa alla cittadinanza è quello di partecipare davvero in tantissimi, perché questo strumento di prevenzione è fondamentale per poter interrompere la catena del contagio. E ora la cronaca con la tragedia familiare di Miglianico. È morto all'ospedale di Pescara Matteo Giansalvo, il ragazzo 18enne che domenica a Miglianico è stato colpito alla tempia dal fratello maggiore con un rullo, mentre i due stavano ritinteggiando casa. La famiglia ha dato il consenso all'espianto degli organi. Il fratello della vittima, di 21 anni, è attualmente agli arresti domiciliari, accusato di tentato omicidio. Ora la sua posizione si aggrava. Domani è prevista l'udienza di convalida con il giudice e il pubblico ministero, il quale dovrà riformulare l'accusa. Cambiamo argomento, parliamo di edilizia, una estensione del provvedimento del superbonus che vale 6.000 miliardi, mettendo a sistema l'agevolazione. È quel che chiede il presidente regionale del Lance, che ha scritto una lettera anche ai parlamentari abruzzesi, Paolo Renzetti. Presidente, lei con una lettera si rivolge, lo ha fatto negli ultimi giorni, ai parlamentari abruzzesi, al presidente nazionale e al vicepresidente dell'ANCE per chiedere che il superbonus venga esteso negli anni, perché è un progetto che non può avere una durata di un anno e mezzo. È naturale questo. Io ho cercato di sensibilizzare anche tutti i nostri senatori e parlamentari abruzzesi affinché si capisca quanto è importante poter mettere queste agevolazioni, che devono essere di volano per la ripresa del PIL e dell'economia italiana, ma in un anno e mezzo non è possibile poterlo fare. Questi lavori oggi al 110% in tutta Italia valgono circa 6.000 miliardi, è impensabile poterlo fare in un anno e mezzo. I lavori con questa burocrazia della legge non possono essere fatti in una maniera
soprattutto iniziati in una maniera celere e poi soprattutto non possono essere fatti di corsa se si vuole la qualità. Quindi per il bene di tutti, soprattutto l'economia italiana, ma anche dei proprietari degli appartamenti, i lavori devono essere fatti da imprese serie, con indubbia qualità e soprattutto nel tempo. Lei chiede che il superbonus diventi sistema nel paese Italia. Se diventa sistema, con un impegno addirittura quasi pari a zero, possiamo dire. Io ho riportato anche nella lettera una ricostruzione e un'indagine commissionata dalla Camera dei Deputati, fatta fare dal Cresme di Bellicini, che addirittura dice che il costo per i bonus fiscali finora, che i bonus fiscali ci sono ormai da 21 anni, hanno prodotto un costo per lo Stato solo dell'8% in questi 21 anni. Questi bonus sono valsi circa 322 miliardi. Per lo Stato in 21 anni il costo è stato solo e soltanto di circa 28 miliardi. Però dice anche in questa ricostruzione, in questo studio del Cresme, che se viene calcolato a 360 gradi tutti i benefici per i proprietari delle case, addirittura lo Stato ha un guadagno nel tempo. 185 ispezioni, 468 controlli, 55 illeciti rilevati, più di una tonnellata e mezzo di prodotto ittico sequestrato e oltre 92.000 euro di sanzioni elevate. Sono questi in sintesi i risultati di Frontiere Tracciabili, l'ultima maxi operazione intrapresa dagli uomini e dalle donne della Direzione Marittima dell'Abruzzo, Molise ed Isole Tremiti, impegnati su tutto il territorio di giurisdizione sia sul litorale che nelle province dell'entroterra, finalizzata al controllo della filiera ittica, dalla pesca in mare alla commercializzazione, per garantire il rispetto delle normative di settore inerenti alla qualità e la salubrità dei prodotti ittici immessi sul mercato. La mirata attività di controllo da parte della Guardia Costiera assume notevole rilevanza in considerazione del fatto che ingenti quantità di merce non in regola viene sottratta al circuito commerciale, prevenendo e scongiurando in tal modo il rischio che prodotti non idonei al consumo giungano sulle tavole di ignari consumatori. Obiettivo principale delle diverse attività ispettive era quello di verificare il rispetto da parte dei diversi operatori del settore delle normative comunitarie e nazionali, che prevedono altresì l'obbligo di mantenere nel corso di tutte le diverse fasi di produzione, dalla pesca, come abbiamo detto, alla vendita al dettaglio, uno stringente sistema di tracciabilità ed etichettatura dei prodotti ittici. Andiamo a Montesilvano, dove il Comune ha presentato i vincitori del bando per la gestione del punto informazioni e accoglienza turistica della città. Si tratta del Consorzio Turistico Montesilvano, il servizio. Sindaco, l'ufficio turistico di Montesilvano ha questa nuova assegnazione, un fatto importante in un momento storico particolare, perché bisogna far ripartire il turismo anche se siamo ancora in piena pandemia. Un momento come questo, nonostante le difficoltà, abbiamo pensato di emanare un bando volto alla ricerca di qualcuno che potesse appunto, in termini di promozione del territorio e in termini turistici, dare un valore aggiunto. Siamo felicissimi perché il consorzio turistico di Montesilvano, rappresentato dalle agenzie di viaggio, rappresenta davvero un elemento importante in questo, tanta esperienza nel settore, e quindi siamo certi di poter insieme a loro fare tutto quello che insomma necessita il nostro territorio montesilvanese, ma allargato anche alla regione tutta, perché le agenzie di viaggio, per loro competenza e per loro appunto esperienza, rappresentano appunto un mondo che vuole, al di là dello spostamento delle persone tra i territori, appunto promuovere la nostra regione, quale regione dove poter trascorrere le vacanze. Siamo 5 agenzie di viaggi e un tour operator specializzato in incoming. Abbiamo tantissime iniziative in modo da promuovere il nostro territorio della città di Montesilvano, ma tutto il territorio locale, attraverso diverse iniziative, eventi, sfruttando quelle che sono appunto, come dicevamo, le potenzialità di tutto il territorio. Noi diciamo che siamo 13 mesi all'incirca che non lavoriamo, però non abbiamo smesso il nostro desiderio comunque di lavorare. Abbiamo
da subito messo in moto questa macchina organizzatrice per l'aggiudicazione appunto dello yacht. Siamo diversi mesi che ci stiamo occupando di questo progetto in cui crediamo tantissimo, è una nostra, diciamo, leva di rilancio per ripartire con un turismo inizialmente locale. E ora lo sport, partiamo dal calcio di Serie B, visite mediche stamani per il nuovo difensore del Pescara, Fredrik Sørensen. I biancazzurri sono vicini anche a Lorenzo Pirola, ora al Monza ma di proprietà dell'Inter. Sul fronte attaccante c'è ancora tanta incertezza, ieri sera Iemmello è intervenuto ad un emittente calabrese, non ha citato Pescara come sua possibile destinazione. Ascoltiamo Andrea Costantini. Fredrik Sørensen è giunto ieri sera a Pescara, questa mattina si è sottoposto a visite mediche prima di firmare il contratto e mettersi a disposizione di Roberto Breda, già a partire dalla seduta di questo pomeriggio al Vestina. 29 anni ad aprile, il difensore danese, centrale all'occorrenza terzino destro, rappresenta sulla carta un innesto di assoluta caratura per età e pedigree, avendo giocato sempre in Serie A italiana, Juventus, Bologna e Verona, Bundesliga, Colonia e Super League Svizzera, Young Boys, con cui ha vinto il campionato e dove era stato girato in prestito dal club tedesco la scorsa stagione. Resta da capire l'efficienza fisica di Sørensen, che un anno fa è stato operato al ginocchio dopo aver giocato titolare nella prima parte della stagione allo Young Boys. Da allora appena 3 partite da subentrato e, tornato al Colonia, altre 3 partite giocate, una sola da titolare, l'ultima a ottobre, anche se coi tedeschi si è sempre allenato prima di rescindere il contratto. Quella di Sørensen potrebbe non essere l'unica novità in difesa, perché nelle ultime ore è tornato in auge il nome di Lorenzo Pirola, difensore centrale mancino, classe 2002, di proprietà dell'Inter, è in uscita dal Monza, dove era andato in prestito ma dove ha collezionato appena una presenza da 33 minuti in campionato e 2 apparizioni in Coppa Italia. Se l'affare dovesse andare a buon fine, potrebbe esserci una uscita in difesa dove, al netto dei concomitanti infortuni, c'è abbondanza di calciatori. Si concentrano però sull'attacco le maggiori attenzioni, un vero e proprio rebus, con Fabio Ceravolo sempre più lontano dal Pescara e con Adriano Montalto, che gli ultimi rumors danno per convinto di restare a Bari, sembra complicarsi anche la pista Pietro Iemmello. Il giocatore, in prestito alla Las Palmas di proprietà del Benevento, ieri sera ha intervenuto nella trasmissione a tutto campo di RTC Telecalabria, dove è stato incalzato sulla sua futura destinazione. È giusto queste squadre che ti stanno, diciamo, cercando, Frosinone, Brescia e Reggio? Sì, sto parlando con queste squadre, adesso spero di concludere a breve qualcosa. A te piace più il nord, il sud o il centro? io sono del sud e mi piacerebbe sempre il sud, anche se ho giocato poco al sud. Però devo dire che anche Frosinone è centro-sud, quindi siamo là, diciamo, dai. Insomma, il Pescara non sembra rientrare tra le ipotesi di Iemmello, che se dovesse accasarsi a Frosinone potrebbe riaccendere le speranze del Pescara per Federico Dionisi, pronto a lasciare la squadra di Nesta e ripartire. Antonino Lagumina resta una soluzione che piace al Pescara, ma un suo arrivo dalla Sampdoria presuppone che il club blucerchiato eserciti in anticipo rispetto a giugno l'obbligo di riscatto, versando subito nelle casse dell'Empoli 6,5 milioni di euro, operazione tutt'altro che certa. Il rischio, anche in questo mercato come nei precedenti, è che, non mettendo soldi sul piatto per i cartellini e nell'attesa dell'incastro perfetto, l'attaccante possa arrivare solo negli ultimi giorni di mercato e con un profilo inferiore alle attese. La classifica deficitaria impone di far presto e magari anche a fronte di uno sforzo economico. Chi non tornerà a Pescara, ma lo sperava, è Manuel Pucciarelli. L'attaccante lascia il Chievo e va negli Emirati Arabi, al Dibba Al Fujairah. Serie C, il centrocampista del Teramo, Carlo Ilari, torna sulla sconfitta di domenica contro la Viterbese e traccia un bilancio del girone d'andata che ha visto il Diavolo in fase decisamente calante. Jacopo Forcella. C'è stato un errore da parte mia, nel senso che ci eravamo detti appunto di evitare queste situazioni di calcio piazzato dove loro sono pericolosi perché molto strutturati. Io purtroppo ho visto Pedro che era stato saltato dal terzino e purtroppo, invece di temporeggiare, ho cercato di intervenire sulla palla e purtroppo da lì è scaturito questo fallo che poi ha portato alla punizione del loro gol. Ecco, quindi sicuramente c'è stato un errore
e l'avevamo anche preparato e purtroppo è andata così. E niente, purtroppo c'è stato questo loro gol. La reazione del mister l'hai vista? L'hai rivista poi? Veramente no, non l'ho rivista, però è chiaramente, sì, è chiaramente dettata dal fatto appunto che era stata preparata questa situazione e quindi avrei dovuto fare un po' più di attenzione, ecco. Sicuramente il periodo è negativo, questo è senza ombra di dubbio giusto, dal punto di vista personale sicuramente posso fare molto di più e ne sono consapevole. Io non penso che sia una questione di compiti, perché insomma le cose che proviamo, a parte qualcosa che può variare, diciamo che stiamo cercando di migliorarci e di capire come poter affrontare poi tutte le squadre di volta in volta, però i compiti più o meno sono sempre stati gli stessi, ecco, a parte qualche piccola variante. E non so se può dipendere da una condizione fisica o da altri fattori, sta di fatto che il periodo in questo momento non è affatto positivo e devo cercare di migliorare tramite l'allenamento sia la condizione fisica che poi trovare delle soluzioni dal punto di vista sia offensivo che difensivo che siano migliori, ecco, per aiutare la squadra in qualche modo. Io quello che posso dirti è che noi non siamo soddisfatti in questo momento, perché chiaramente per la nostra partenza pensavamo di poter fare qualcosa in più e penso che in queste ultime partite non abbiamo reso come ci aspettavamo e quindi questo è chiaro che ci delude. Tu stai dicendo appunto che forse questa è la classifica giusta per noi, ma io penso che dobbiamo cercare di migliorarci e di migliorarla, ecco, quindi lavoriamo in settimana appunto per invertire questa rotta negativa. Non so, sinceramente, visto anche le squadre affrontate nella prima parte di girone, è chiaro che potevamo veramente avere qualche punto in più e parlare di altro, ecco. Quindi purtroppo in queste ultime partite forse appunto il fatto di trovare squadre che hanno provato a giocare meno, mettiamola così, dal punto di vista tecnico ci ha un po' condizionato e ci ha cambiato un po' il modo di giocare, ecco. Quindi mi auguro che si possa ripartire con questo girone di ritorno come abbiamo iniziato il primo. Andiamo ora in Serie D, cambio di panchina in casa Giulianova dopo l'esonero di Federico Del Grosso che la società giallorossa ha ufficializzato nel pomeriggio. Arriva ora il sostituto. Leonardo Bitetto sarà infatti il nuovo allenatore del Giulianova. Si tratta di un clamoroso ritorno per il tecnico che ha firmato l'ultima promozione giuliese in prima divisione, l'allora terza serie nazionale. Nel 2009, a seguito della doppia finale playoff col Prato, a Bitetto ora la società del presidente Bartolini chiede la salvezza in Serie D. L'allenatore pugliese, come detto, subentra Federico Del Grosso e debutterà sabato nell'anticipo della 13ª giornata del Girone F contro il Campobasso al Nuovo Romagnoli. E a proposito di Serie D, la vittoria di Vasto, arrivata in inferiorità numerica, ha ridato la vetta della classifica alla matricola Castelnuovo, l'unica squadra del Girone F ad aver giocato finora tutte le 12 giornate fin qui disputate. Ascoltiamo le impressioni del Jolly Mattia Foglia e del portiere Vittorio Natale. Mattia, una partita dura, complicata, che si è complicata nel corso del primo tempo per il Rosso Sbarbati, di grandissimo sacrificio, probabilmente è arrivato al successo quando neanche voi ci credevate più. Sì, siamo andati subito sotto con il numero delle persone, appunto perché Sbarbati è stato espulso, ma ci siamo messi lì, abbiamo cercato sempre di stare sul pezzo, abbiamo coperto tutte le palle, dopo l'occasione è arrivata e Max l'ha buttata dentro e 1-0, dopo abbiamo resistito e è arrivata la vittoria. Io cerco di dare sempre il massimo, il mister mi cerca di mettere in tutte le posizioni dove servo ovviamente e io cerco di rispondere sempre al meglio. Io ho fatto il terzino e ho cercato di dare sempre tutto.
adesso dobbiamo concentrarci subito alla partita di domenica prossima e ripartiamo subito. In una partita del genere, quando si rimane in inferiorità numerica, il portiere pensa: oddio, chissà quanti tiri mi arrivano. Invece, di fatto, quasi l'unico che ti è arrivato al 48esimo del secondo tempo, giornata che non si direbbe, ma è stata di quasi tranquillità. Sì, vabbè, comunque uno quando rimane in 10 pensa sempre al peggio, però so che davanti a me c'ho ragazzi che sanno stare bene in campo, hanno voglia di fare, l'hanno dimostrato. L'unico, come hai detto tu, l'unico tiro è arrivato al 90esimo, ma comunque non è stata una domenica tranquilla, perché anche se non è arrivato un tiro, comunque richiama la difesa, le cose, quindi sono stato abbastanza impegnato. Allora proviamo a fare una classifica: il lob di Martiniello nel primo tempo, quel calcio d'angolo che ti è sbucato di colpo e l'ultima parata su Altobelli, qual è la più difficile, la più bella? Sicuramente l'ultima, perché Altobelli stava molto vicino, però quella calcio d'angolo che mi è sbucata alla fine pure era difficile, però mi sono trovato là e sono riuscito a deviare in qualche modo. 22 punti, adesso c'è la sfida al vertice con la Recanatese, insomma questo Castelnuovo di dove vuole arrivare? No, questo Castelnuovo pensa partita per partita, fa bene domenica dopo domenica e pensiamo a lottare tutte le partite, chiunque squadra incontriamo non devono pensare che sia facile, perché noi combattiamo su tutti i palloni, ci abbiamo fame e voglia di fare. Questa era l'ultima notizia, tutti quanti i servizi che avete visto sono disponibili sul canale YouTube della nostra emittente e sul sito tv6.it. Prossimo aggiornamento con il nostro telegiornale alle ore 23 per l'edizione della notte. Grazie e una buona serata.